Bentornato, io sono Pasquale e oggi ti dico la mia idea su quali sono state le mie strategie vincenti durante questi mesi passati che mi hanno fatto risparmiare molti più soldi di quanto io non credessi. Ti dirò perché hanno funzionato per me, per Pasquale, e per quali motivi abbiano anche la grossa possibilità e probabilità di funzionare anche per te. Questo video riprenderà alcuni concetti del mio video precedente su questi argomenti, su come risparmiare appunto di più, che trovi qui da qualche parte nello schermo, ma non sarà una videocopia e non sarà una ridondanza, non sarà ridondante, perché affronterò anche altre strade non percorse precedentemente che mi hanno aiutato a migliorare le mie performance di risparmio nel lungo periodo. E soprattutto non si tratterà solo su come fare in modo di avere più soldi disponibili, ma anche come penso sia il modo più intelligente di muoversi. Per cui iniziamo. Ti ricordo che sicuramente il consiglio migliore è quello di cliccare il tasto mi piace e iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Questo è il consiglio più importante, ricordatelo. Bene, dopo questa pubblicità occultata dalla mia scaltrezza del Topo Gigio, ecco i miei tre consigli. Consiglio numero uno: non concentrarti solo su un obiettivo. Con questo voglio dire che se hai come me, o se hai avuto ancora dei debiti in corso, anche se molti consigliano di eliminare prima tutti i debiti e poi di cominciare ad investire, la mia esperienza personale mi ha insegnato invece l'esatto contrario. O meglio, se ti organizzi con un buon budget che includa tutte le tue voci di spesa, sarai sicuramente capace di arrivare molto più in là di quanto tu non stia pianificando. Te lo dice un fesso, che ovviamente sarei io, che ci è passato di prima persona. A gennaio 2019 avevo 0 soldi da parte o 0 soldi investiti e un monte di debiti che, porca miseria, erano fra carte di credito, fidi utilizzati, finanziamento auto, finanziamento università di mia moglie, che ammontavano a circa 13.000 euro. Nell'arco di quest'anno ho prima eroso più possibile tutti quei debiti, che era ovviamente non era fatto da bruscolette o da bruschette, come diceva Elio, le solite tese, e poi ho cominciato ad investire. E ad oggi, questo che sto registrando il video, giorno 12 dicembre 2019, anche se non so quanto andrà online, ho circa 5.000 euro ancora da coprire di debiti, ma anche 5.500 euro di investimenti e risparmi nel mio conto di emergenza. Un risultato che io, per come ero in passato, ritengo superlativo, almeno per come sono fatto io. Non sono sicuramente delle cifre esorbitanti, ma il peso delle cose da pagare che vanno via e il vedere che, nel caso io mi ritrovassi in difficoltà estreme, ho comunque un cuscinetto di emergenza a cui attingere, anche se piccolo, mi fanno essere anche più sicuro, più produttivo, più energetico e anche un pochino più propositivo nelle mie scelte future. Per cui il mio atteggiamento e anche il mio consiglio è quello di non concentrarti solo sui debiti se tu ne hai, ma di diversificare l'uso dei tuoi soldi, spingendo all'inizio la maggior parte di quello che stai andando a risparmiare tutto verso il debito per ridurne il più possibile il suo effetto negativo e poi, piano piano, durante l'arco del tempo, ribilanciarne le percentuali. Ti faccio un esempio di me, come ho fatto io. Nei primi mesi il 100% dei miei risparmi era indirizzato ai debiti, poi sono passato a un 80% ai debiti e a un 20% al cuscinetto di emergenza, senza fare nessun investimento. Ad oggi queste sono le mie percentuali. Il 42% di quello che risparmio va in investimenti e risparmi, un 29% va in debiti e un altro 29% al mio fondo di emergenza. Spero faccia 100%, perché non sai che se no è che bella figura di M che vado a fare oggi. 29, 42, sì, fa 100. Bravo Pasquale. Bene, ovviamente prima di darti gli altri due consigli ti ricordo che sto condividendo solo delle mie esperienze personali e i miei video non sono e né devono essere assolutamente un invito ad investire e neanche una consulenza finanziaria, ma ti espongo solo le mie esperienze. Ricordati che prima di fare qualsiasi tipo di scelta dal punto di vista finanziario, per favore studia l'argomento oppure rivolgiti a un esperto. Bene, consiglio numero 2: fai lo sciacallo dell'offerta. Con questo intendo dire che se tu hai per esempio un abbonamento, una sottoscrizione, una bolletta, qualsiasi cosa, un'altra spesa fissa che tu reputi importante e che vuoi tenere per te nel tuo budget e che lo metti a budget ogni mese, questo non significa che devi essere fedele, come tu fai, spero, col tuo partner. A Netflix o Amazon Prime non interessa chi tu sei, sei solo un cliente. Se trovi un servizio simile a un prezzo più modesto, vai e cambia. Tu pensi che i fornitori di energia elettrica si prendano a testate per fare un abbonamento a Pasquale Riganello? Pensi che litighino fra di loro? Pensi che i provider di internet facciano sacrifici umani su delle aree perché Pasquale Riganello sta disdicendo il contratto?
Tu stai cambiando e non navighi più con loro, ma invece con quella concorrenza? Beh, chi se ne frega? Ti dico un segreto, non lo fanno. Il portafoglio è tuo e i soldi che verranno a mancare a fine mese sono solo soldi tuoi. Per cui, se hai modo di contrattare col tuo fornitore attuale un'offerta migliore, fallo subito, oppure cambia. Non c'è nessun'altra cosa da fare. Non puoi immaginare quanti soldi adesso io risparmi, che prima erano messi in bollette e sottoscrizioni. Tra l'altro, per ricollegarmi al video precedente, che ti lascio qui sotto da qualche parte in descrizione o in alto, insomma, lo lascio. Non è detto che tutto quello a cui tu sei iscritto sia necessario, anzi, se pensi che alcune sottoscrizioni siano inutili, cancellale. Oppure, come faccio io, sottoscrivile solo nel mese in cui ti servono. Ti voglio fare un esempio. Io avevo due sottoscrizioni premium a Crunchyroll e a Fun Animation, dove guardo gli anime, i cartoni giapponesi, perché ne vado matto. Ma le serie che seguo sono finite, le nuove stagioni ancora non sono fuori, verranno avanti nel 2020. Per cui cosa faccio? Rifarò abbonamenti per un mese o due, quando le serie andranno di nuovo fuori, e per cui saprò che andrò a vedere tutte le puntate disponibili e poi disdirò gli abbonamenti. Tu puoi avere i tuoi interessi e capire anche lì che puoi risparmiare qualcosa da poter poi investire durante i mesi in cui non hai quelle sottoscrizioni. Anche poca roba. Io investo circa 80 euro in più grazie a tutti questi risparmi, tutti i mesi. È una tecnica che può funzionare per tutti, credo. Il mio consiglio numero 3 è ascolta chi ha esperienza e chi ci è già passato. Adesso stai ascoltando me, ma di persone che hanno realizzato risultati molto più grandi di me, migliori di me, ce ne sono accariolate, avvalangate. Trovale queste persone, ascoltale, ascolta come hanno fatto. Leggi libri, guarda i video. Il web propone una marea di persone che ce l'hanno fatta in breve tempo o in un lungo periodo. Puoi adottare tutte o parte delle tecniche che queste persone ti propongono e che ce l'hanno fatta. Adeguale, vuoi adeguarle al tuo stile di vita? Fallo. Adeguale alle tue disponibilità economiche? Fallo. Adattarle al tipo di carattere che hai. Piano piano andrai a costruire il tuo unico stile di investimento e di risparmio, quello che in maniera originale ti contraddistingue rispetto alle altre persone, e otterrai ovviamente dei risultati migliori se sarai in grado di perseguire la tua unica tecnica, la tua unica strada di movimento. E ricorda che a quel punto sarai tu ad essere magari un punto di riferimento per altre persone. A diventare una di quelle persone da seguire e imitare, da ascoltare, per altri futuri risparmiatori o piccoli investitori che come te, che come me, vogliono farcela. Magari con obiettivi diversi, ma sempre con la voglia di essere in grado di gratificarsi con i risultati che si aspettano. Ogni tuo passo, seppure piccolo, verso i tuoi obiettivi economici e di indipendenza economica, che possono essere completamente diversi da persona a persona, è un ulteriore avvicinamento al tuo obiettivo finale, che sarà quello che sei tu, ovviamente. Io ho la mia indipendenza economica a 55 anni. Qual è la tua? Spero che queste mie informazioni su questo argomento siano state di tuo interesse e di gradimento. Ovviamente, se tu hai altri consigli utili che ti farebbe piacere condividere, farebbe piacere anche a me che tu li condividessi qui sotto nei commenti, così che possano aiutare me ed altre persone alle prime armi come me. Se il video ti è piaciuto, ovviamente c'è un pollice in su che puoi cliccare, devastare, e puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Bene, ti lascio andare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!